Le notizie del TG Ora, 500.000 di euro in hashish e marijuana nascosti in un garage e in un'utilitaria, 3 arresti e 15 denunce a piede libero. È il bilancio di un servizio ad alto impatto condotto dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, della compagnia di Poggio Reale, con i rinforzi del reggimento Campania e degli altri comandi della regione. Per tutta la mattinata i militari hanno fatto perquisizioni e controlli nei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. Tutti devono pagare per il dramma della Terra dei Fuochi, anche gli imprenditori senza scrupoli del nord che sapevano che smaltire in quel modo era economico ma anche ambientalmente criminale e si sono resi corresponsabili dell'avvelenamento del territorio. È molto netta l'accusa del ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che assicura la massima sorveglianza per evitare che la camorra metta le mani anche sulle bonifiche, per le quali afferma non ci sono più alibi né per le ecoballe né per Bagnoli. Ho sempre detto, afferma Galletti, che la questione Terra dei Fuochi è un'emergenza nazionale, perché da tutta Italia e soprattutto dal ricco nord sono arrivati i veleni che sono stati sotterrati in Campania. Le responsabilità dei clan camorristici vanno sommate a quelle degli imprenditori senza scrupoli, che sapevano che smaltire in quel modo era economico ma anche criminale e si sono resi corresponsabili quindi dell'avvelenamento del territorio. Credo e spero, aggiunge ancora il ministro, che le indagini portino all'individuazione di chi ha mandato i suoi rifiuti pericolosi ad essere tombati sottoterra, e spero che questi delinquenti vengano condannati come meritano. Paura e sgomento in provincia di Napoli, spari contro l'ingresso del comune di Qualiano, svariati colpi esplosi da ignoti nella notte nel portone principale del municipio. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione della compagnia di Giuliano. È stato fermato con l'accusa di omicidio premeditato l'uomo che nel pomeriggio di ieri era stato rintracciato e condotto nella caserma dei carabinieri di Castello di Cisterna nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Vincenzo Artistico, di 34 anni, avvenuto a Mariglianella, in provincia di Napoli. Si tratta di Domenico Prospero, 24 anni, che secondo gli inquirenti, nel corso di un'animata lite scoppiata per futili motivi, con un coltello da cucina avrebbe colpito con 7 fendenti la vittima, procurandogli gravi lesioni che ne hanno successivamente determinato il decesso. Una forte esplosione ha sconvolto ieri sera la tranquillità di via Giacinto Desivo nel quartiere di Cavalleggeri, in zona Fuorigrotta a Napoli. Una bomba carta è stata depositata e fatta esplodere all'ingresso di un palazzo, proprio alla fine del viale che conduce al civico 64. Non ci sono stati feriti, ma la deflagrazione ha creato seri danni al cancello d'ingresso, che risulta semidistrutto. Molti tra gli inquilini, in preda al panico, si sono riversati in strada. Gli altri sono stati invitati dai vigili del fuoco in via precauzionale a lasciare le abitazioni per poter effettuare i controlli di stabilità. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, con i colleghi del commissariato Bagnoli, hanno perimetrato l'area per consentire ai tecnici della polizia scientifica di effettuare i rilievi balistici e papilloscopici. Un incidente mortale è avvenuto ieri sulla Domiziana all'altezza del ristorante Erpiù, nella zona tra Varcaturo e Licola. Senza scampo, un quarantenne di Bacoli, Luigi Carannante, era a bordo di una Twingo risultata rubata e finita contro una Lancia Musa, alla cui guida c'era una donna di 43 anni di Giuliano in Campania, che è finita in ospedale con una delle due figlie piccole di soli 11 anni. Madre e bimba non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i vigili urbani di Giuliano in Campania, diretti dalla comandante Maria Rosaria Petrillo, chiamati a eseguire i rilievi. Dai primi accertamenti è emerso che la vittima dell'incidente stradale era stato accusato di un omicidio nel 1999 ed era pregiudicato per diversi reati, tra cui droga e spaccio. E per abbattere lo smog e in assenza di pioggia, il Comune di Napoli ha varato ieri un'ordinanza che estende il dispositivo attualmente in vigore, che limita la circolazione. Dal 1 al 6 febbraio infatti non si potrà circolare dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. L'ordinanza dunque non solo estende le fasce orarie di limitazione del traffico, ma prevede lo stop anche nelle giornate del martedì, giovedì e sabato. In deroga al divieto, come stabilisce l'ordinanza, possono circolare le auto Euro 4, i taxi, i mezzi di trasporto pubblici e quelli delle forze dell'ordine e di soccorso, i veicoli elettrici e a GPL, i mezzi che trasportano disabili, i veicoli di proprietà e con a bordo persone non residenti in Campania. L'inasprimento del dispositivo, come si legge, è stato deciso a seguito del superamento dei limiti di PM10 in almeno due centraline dal giorno 19 gennaio e viste le condizioni climatiche. E con questa notizia per il momento è tutto. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapri News.